anzi stanno per dire la carta accelerazione per Dennis Arcuri che va a prendere la sua posizione, controlla con Menegaldo in seconda, terza posizione per Matteo Bertarei, gruppo compatto, e Dennis Arcuri che gestisce, controlla, tiene la corsia interna quando può cominciare ad accelerare. Sta tenendo la corsia stretta dei Salvoni, quando siamo all'ultima curva, tiene bene Menegaldo. Partenza valida, con Piancini che va a prendere la prima posizione con Salino. Piergigli Salini, Piergigli che controlla, si staccano leggermente, ora c'è una va sotto, c'è una riaggancia il buco, Salino fuori in esterno, vediamo se viene. E Ceola che va a prendere la prima posizione, ora in seconda l'atleta di Senigallia, Filippo Moroni. Ma Piergigli all'esterno, c'è una Piergigli, se no lo sento di rientrano, Cremaschi corsia interna con l'atleta Mazza, no, con l'atleta Edoardo Carli, Cremaschi in seconda, Salino incollato, no, in terza posizione, scusate, per Taricco. Ancora l'atleta di Albignasio che va a gestire i suoi traiettori, va via Cremaschi, 6-5-2, rientra Gabriele Taricco. Cremaschi Taricco. Menegaldo deve essere, deve portare Maiorca, Mazza, Paoloni, il Chirico. Prova in corsia esterna Maoloni, ma tiene, entra Maoloni all'esterno, si posiziona in seconda posizione, Maiorca Maoloni. Cremaschi, Paoloni, Taricco, Bramante, spalla a spalla, terzo posto per Bramante, Cremaschi in prima posizione con Paoloni, in seconda Maiorca ai 200 metri, gruppo ancora compatto ma sempre Cremaschi Maoloni ci sembra. Piergigli, Ceola, Menegaldo, Ceola.
Ancora Sardoni Piergigli. Sardoni Piergigli, Menegaldo Ceola. Sardoni Piergigli all'ultima curva. Sono loro due che accedono alla finale. Sardoni Piergigli.